questa casa è stata comprata da mio nonno materno, loro abitavano a Soncino. Quando sono arrivate le prime automobili, lui era cacciatore, ha comprato questa casa perché che aveva congiunto quello che tuttora si chiama il roccolo della cucca, ma adesso non c'è più, ma allora c'era il roccolo, quindi il nonno l'aveva preso principalmente per quello, però appena arrivato ha cominciato poi a fare parecchi lavori per sistemarla e per poterci venire appunto in vacanza e portarci tutta la famiglia. Quando eravamo bambini noi si veniva sopra Zocco, si faceva agosto, settembre e ottobre, poi si tornava per i morti, si andava a Soncino dove avevamo i cimiteri, poi si andava a Milano dove andavamo a scuola. Piero era un po', essendo più grande ed essendo fra l'altro un ragazzino molto vivace, molto sportivo, era un po' il capo della banda di noi altri. Nel primo dopoguerra c'era molta miseria e si venivano spesso nei monti, si trovava gente che veniva poveretti a rubare la legna, cioè si facevano delle fascine, tagliavano. E allora Piero ha inventato che noi eravamo la compagnia antiladri legna affini, Callea, e quando incontravamo qualcuno di questi poveretti con la sua fascina sulle spalle cominciavamo a urlargli dietro, a corrergli dietro, a strappargli la fascina, tutti fieri di aver bloccato il ladro di legna. Piero Manzoni è uno dei più grandi artisti a livello internazionale della seconda metà del XX secolo. Insieme forse soltanto a Lucio Fontana e Alberto Burri, è l'unico grande artista italiano che ha assunto una notorietà e un riconoscimento internazionali. La Fondazione Manzoni nasce come Archivio Manzoni nel 92 per volere dei quattro fratelli di Piero Manzoni e della madre. Sono diverse le attività e le ragioni per cui esistiamo, dall'archiviazione delle opere, quindi il decidere qual è il corpus delle opere autentiche di Piero Manzoni, la strategia contro i falsi, quindi la difesa dell'opera cercando di impedire il mercato dei falsi e la loro produzione. Poi crescendo Piero è venuto sempre meno perché appunto lui era anche più grande, quindi si faceva delle vacanze magari più interessanti altrove, però non ha mai disertato sopra Zocco e più grande ancora, ci sono anche del suo diario eccetera, degli episodi, perché ogni tanto veniva anche fuori stagione a farsi la mangiata con gli amici. Fino a una certa età siamo cresciuti molto insieme, molto affiatati, dopo ovviamente essendo lui un po' più grande si frequentava meno. Passavano molto più tempo di quello che passiamo noi adesso qui a Sopra Zocco, che è anche un posto molto, come dire, bello per i bambini, ci sono i boschi, c'era tanto spazio dove giocare, dove divertirsi. E lui era il più grande dei suoi fratelli e quindi era un po' il capo di questa banda, poi c'erano anche i cugini, magari i figli di qualcun altro che giravano, quindi ci sono tante avventure. Se mandavamo una cartolina agli amici, il Piero ci faceva lui il disegnino, che era, io ricordo perché è piuttosto divertente, una serie di mucche che ballano il can can. E sotto appunto va scritto: vieni qui che qua la vita è mondana e intensa, è un luogo di divertimento, appunto qualche altro ragazzo che invitava a venire qua durante l'estate. L'Archivio Manzoni raccoglie sia materiali sulle opere, quindi che riguardano il curriculum, la tecnica, gli eventuali interventi di restauro, la bibliografia, la storia proprio di ogni lavoro, sia tutto quello che è possibile recuperare sull'artista, quindi le lettere, la documentazione delle mostre, le fotografie, i video, i pochi video che esistono di Piero Manzoni vivente. Manzoni non è solo quanto ha fatto, ma Manzoni è anche quanto ha detto e ha scritto, perché Manzoni in queste brevissime stagioni affianca sempre all'attività
artistica e performativa, un'intensa attività teorica. Lo vediamo sempre a fianco dei colleghi artisti, dei critici, degli storici, ad elaborare continuamente nuove teorie. Piero ha sempre disegnato bene. Quando ha finito il liceo, la mia mamma gli ha regalato, quando lui ha fatto appunto la maturità, gli ha regalato le sue cassette di colori per spingerlo in un certo senso a... Naturalmente alla mia mamma non veniva in mente che lui potesse fare quello che lui poi ha fatto. E difatti Piero ha avuto un primo periodo figurativo, diciamo. Tutta la figura di Manzoni non è che si ricostruisce con un solo documento, un solo materiale, ma è un po' proprio l'insieme di questo gruppo di documentazione che si cerca di volta in volta di aumentare, raccogliere, andando anche a cercare in archivi magari di altri artisti, di musei. In principio la mia mamma l'aveva perfino incoraggiato sulla via del disegno, solo che naturalmente per la famiglia si pensava che lui comunque lui faceva l'università, finisse l'università, andasse avanti, cioè con un lavoro, magari appunto mio padre era socio in questa azienda, o aiutando papà, o che so, facendo l'avvocato o altro, e in più facesse l'artista. Sicuramente quando lui ha deciso di fare del tutto l'artista, in casa c'è stata qualche perplessità, però cioè la mamma insisteva che comunque desse gli esami, che comunque, perché non sembrava una carriera troppo sicura, sembrava che era un mestiere da tenersi più come secondo lavoro e non come primo. Però poi in realtà è stato aiutato moltissimo, perché se il Piero ha potuto fare tutto quel che ha fatto è stato perché ha avuto un aiuto eccezionale dalla famiglia. Crea le linee d'artista. Disegna una semplice linea su dei lunghissimi fogli che poi arrotola e inserisce in cilindri. C'era Fontana, il Bisola, c'erano tutti gli artisti, venivano tutti anche dall'estero, quindi lui era cresciuto nell'ambiente di arte d'avanguardia, quindi noi credevamo che quello che faceva il Piero lo facessero più o meno tutti, cioè non ci trovavamo niente di strano, in parte ci divertiva anche perché c'era delle cose appunto, che so, la merda d'artista è anche divertente, non so, o giusto i piedestali, le varie basi magiche sono anche divertenti. In parte ci divertiva, in parte magari qualche volta lo prendevamo in giro. Il mercato americano è un mercato abbastanza nuovo un po' per tutta l'arte italiana, nel senso che fino a una decina di anni fa erano pochi collezionisti americani, mentre invece adesso si stanno aprendo a un mercato più ampio. Un'opera è stata abbattuta a New York, l'opera, il record successivo è stato fatto in realtà a Londra. Attenzione che però l'opera venduta a New York l'ha comprato un italiano. Noi stiamo parlando dell'inizio, dei primissimi anni 60, ecco, quindi siamo molto indietro nel tempo. Queste cose non erano ancora consuete. Manzoni le fa per la prima volta. Manzoni fa delle performance in cui fa bollire delle uova, normalissime uova sode, sulle quali imprime la propria impronta digitale. Le uova non vengono prese ed esposte in vetrina o all'interno di o circondate da una cornice, vengono mangiate. Organizza delle performance in cui prima eleva l'uovo ad opera d'arte, dice ci metto la mia impronta, ho creato un'opera d'arte come Duchamp, e motte magno, dice a questo punto, e si mangia l'uovo sodo insieme a tutto il pubblico che è intervenuto in galleria all'evento. Io ero un po' la sorellina preferita, ci scambiavamo quindi gli indirizzi delle osterie dove andare, che stavano aperte fino a tardi, però lui non voleva che io frequentassi, era un po', se vogliamo, oggi si direbbe maschilista, frequentassi i suoi amici di Brera, perché diceva che l'ambiente di Brera era un brutto ambiente. Precorre la body art, lo fa per esempio con le sculture viventi, persone vere, vive, esposte su dei piedistalli. I piedistalli magici li chiamava con la sua solita ironia Piero. Erano semplicissimi piedistalli su cui salivano persone e qualche volta saliva lo stesso artista. Piero le firmava sulla pelle di queste modelle
elevandole esse stesse ad opera d'arte. Manzoni, ricordiamoci che viaggiava anche tanto all'estero, che frequentava Albisola, più che invece era un centro artistico di una certa importanza, quindi era un po' più lì che gravitava e che creava dei legami sul territorio. Fra me e Piero, amicizia anche di complicità, se vogliamo. Noi abitavamo in via Cernaia, cioè facciamo 200 metri dal bar Giamaico, punto di incontro di tutti gli artisti e di tutti gli intellettuali dell'epoca. Quindi lui andava all'Imbrera, si sedeva, lì c'era Fontana, si sedeva al tavolo con Fontana e conosceva gli altri. Merda d'artista è forse l'opera più nota a livello internazionale, insieme agli Acrom di cui parliamo subito dopo, è forse l'opera, il filone di opere più noto di Piero Manzoni. Ecco, l'escremento dell'artista in scatola diventa opera d'arte, ma c'è anche il fiato d'artista. Piero soffiava il proprio alito in contenitori, in palloncini, in contenitori di gomma, che poi venivano richiusi. Acrom, senza colore. Quando Piero affronta l'opera artistica in un certo senso, in modo più tradizionale, quindi non come performance ma come creazione, e in un certo senso diventa pittore anche se nega la pittura. È un paradosso solo apparente. Fibre tessili, ma anche con il caolino, quindi con un'argilla bianca, crea delle opere assolutamente bianche, assolutamente senza colore. La negazione del colore che però diventa esso stesso in fondo colore. Certamente è tra i più grandi artisti, direi, al mondo. Ha veramente cambiato proprio l'ottica con cui si vedevano le cose, sì, il mondo, proprio un po' il senso dell'arte ha cambiato, io credo. Di arte parlava soprattutto con mia madre, ma perché noi veramente non avevamo sottovalutato, cioè non eravamo scandalizzati, eravamo semplicemente convinti che fossero cose normali quel che lui faceva, ecco. Non avrebbe potuto essere il genio che è stato se non avesse avuto questa educazione che, in un certo senso si può dire, alla creatività che è propria della nostra famiglia.